Paolino Palmese dell'associazione Libera contro le mafie di Don Ciotti. Oggi siamo qui a parlare di welfare e legalità. Come mai la presenza di Libera proprio ad un convegno su questo tema che parla di welfare, di politica sociale? Ma Libera è un network di associazioni, noi comprendiamo 1500 realtà, tra queste anche la Federazione Città Sociale che è presente su questo territorio di Gricignano, e siamo convinti che tutto ciò che è alternativo alle mafie, il lavoro, il welfare, l'impegno sociale è sempre un valore aggiunto, è sempre un'ipotesi di civiltà nei nostri territori. Il welfare, se viene visto solo come una riserva per pochi eletti che servono tanti disperati, diventa sempre più un'ipotesi nefasta per il nostro paese. Quanto più diventa modo di lavorare, modo di essere e anche un tantino di impresa, userei questa parola ovviamente sempre con pudore e con discrezione, diventa anche impresa, allora il welfare è un'opportunità concreta, non solo per la dignità delle persone, ma anche per un lavoro giusto e vero che serve sui nostri territori. Ne parlavamo anche prima con il giudice Maggi, siamo qui a Gricignano in un paese in cui il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Quanto la scuola può incidere nel recuperare alcuni territori che sono marchiati da questi episodi di scioglimento, di camorra, di criminalità organizzata? Ma innanzitutto incide perché noi siamo in questa scuola stasera, perché non c'è stata la possibilità di stare nell'aula consiliare, e quindi lo dico con quella giusta polemica che serve a migliorare la verità e a migliorare le relazioni. Però stare in una scuola è sempre un privilegio. Dicono i mafiosi, lo dicono dappertutto, quando possono stabilire un rapporto di verità sulla notizia, che le scuole sono un deterrente, lo dicono loro, no? Noi dovremmo solamente accogliere questa indicazione come uno strumento propositivo per il cambiamento. Le scuole sono un presidio di legalità, perché se i ragazzi non solo imparano quelle che sono le nozioni dovute, ma fanno cultura, e allora certamente mettono pilastri di separazione con il crimine organizzato. Il 19 marzo ci sarà un'altra imponente manifestazione di Libera a Potenza. Ci può spiegare nei dettagli che cosa sarà organizzato? Il dettaglio di ogni anno è lo stesso, per la verità, si sceglie una città per il piacere di condividere con una città un pezzo di strada. Come mai Potenza proprio questa? Ma credo perché Potenza è una di quelle tante province italiane che, pur non avendo in modo molto manifesto la presenza del crimine attraverso fasi stragiste o attraverso situazioni di palesi o di macroscopica prepotenza della criminalità, però è certamente una provincia che accoglie il crimine vicino, lo accoglie dalle Calabrie, lo accoglie dalla Campania in particolar modo, ed è diventata anche lì, a secondo quello che ci viene detto dall'osservazione più attenta, che è la procura, che sono i magistrati, è diventata una terra molto appetibile per la criminalità organizzata. Penso che andare a Potenza significa, come ogni anno, assumere due impegni: quello della memoria, perché non venga mai vanificato la sofferenza e l'innocenza delle tante vittime, non venga mai vanificata dall'oblio, e l'impegno concreto di essere una civiltà e una società così cittadina e così attiva da poter rivendicare un protagonismo necessario per le nostre città. Dicevamo prima, ci sarà qualcosa di particolare in programma nella manifestazione di Potenza? No, noi in quella giornata l'elemento particolare è uguale per tutte le piazze d'Italia, per tutte le città: la grande presenza dei familiari delle vittime innocenti di criminalità. Questi sono i nostri amici più cari, sono le persone più care che marceranno con noi, perché credo che i familiari delle vittime rappresentano poi un momento davvero straordinario di civiltà, la capacità di trasformare il lutto non in rassegnazione, ma in un impegno di riscatto, è davvero un'espressione alta di una civiltà.